proprio vero che la paura inquina e uccide i sentimenti. Noi ci siamo persi nella spazzatura di cose non dette, di discorsi spenti. Se tu sei proprio così sicura, allora perché non smetti di mangiarti le unghie col telefono in mano mentre guardi i miei ultimi accessi? Ma che ci siamo fatti? Ma perché siamo fermi? Come se non lo sapessi che i tuoi occhi la mattina sono verdi e che stasera sono un po' spenti ed io che sono qua nel letto solo con le buste di Glovo, che se poi esco magari ti trovo con la testa da un'altra parte, con il cuore solo, solo con un cuore ed una coca zero, che se poi scendo la butto nel vetro, ma ancora non credo, non credo di volere buttare te e di volere buttare te. Che bello il nostro, Marco, è il nostro venerdì musicale, oramai lo sappiamo, e con noi quest'oggi c'è Eugenio Campagna, ciao, ecco, meglio ciao. Conosciuto come Comete, i tuoi sì. Followers, i tuoi fan ti conoscono con questo nome. Adesso non ti voglio anticipare la domanda di non Twitter. Spoilerare, no, ecco. Non spoilerare. Perché mi tocca questa domanda con tutti i giovani cantautori che vengono qui. Perché ti chiami Comete? Mi chiamo Comete perché innanzitutto perché fa figo avere il nome d'arte. Ecco, io sono qua. È questo. Diciamo. No, mi chiamo Comete perché a me piaceva molto il nome d'arte. A me piaceva molto questa idea, insomma, di scindere un pochino, anche se poi la stessa cosa la mia vita con quelle delle canzoni. Però anche perché questo nome d'arte ha dentro di sé una poetica, se si vuole, cioè un modo di ragionare la musica per me, che è come te, quindi è come te. Ah, se come fai... te? Sì, se stacchi è come te. E non, quindi... non è la cometa. Non è la cometa. Ma è come te. È anche, te. È anche evocativo di quello. La però. Tua cometa, musica dai. Parla un po' di tutti noi, no? In fondo Glovo è una canzone d'amore, una canzone che parla anche di cibo, è il cibo... È il cibo volte... di tutti. Sì, no, anche serve anche per compensare magari una delusione, un momento difficile. Assolutamente, no, a me piace dire nella massima semplicità, cercare di arrivare al punto, spero di riuscirci, però cercare di arrivare sempre al punto senza troppi giri di parole, dire anche parlare per immagini, ma le immagini che sono di tutti, ecco, nel caso di questo servizio di delivery di cibo è un po' di tutti, soprattutto questo periodo è veramente di tanti. Abbiamo la clip, la dell'ultimo... clip del nuovo singolo che si chiama Naftalina. Naftalina. A volte stare con te come stare dentro un aeroplano, con le turbulenze in un ambiente pressurizzato. E se andiamo giù, non si salva nessuno. Qualcuno chiede aiuto. Oddio ti prego aiuto. Oddio ti prego aiuto. Ridere, 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 ridere. Non è mai stato bello. Non è mai stato vero per me. Ridere, 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 ridere. Non è mai stato bello. Non è mai stato vero per me. Volevo dirti tante cose e dirti che un po' mi dispiace. A volte ancora penso a come è stato facile scappare. Ridere, 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 Questa se state la sentiamo dappertutto. Lo spero. Sono sicuro. Oh, Frittella ha lanciato la top. Il tormentone estivo. Quest'estate, guarda che straordinario. Faccela sentire un po'. A volte stare con te è come stare dentro un aeroplano, con le turbulenze in un ambiente pressurizzato. E se andiamo giù, non si salva nessuno. Qualcuno chiede aiuto. Oddio ti prego aiuto. Oddio ti prego aiuto. Non è mai stato bello, non è mai stato vero per te.
stupendo questo pezzo, sono d'accordo con Marco, sarà il tormentone dell'estate, però è molto interessante perché Eugenio Campagna è un rappresentante di questa nuova scena romana musicale. Correggimi se sbaglio. Sì, 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 no, sto finendo di ascoltare. Sei romanissimo, che è una scena molto viva. Che si ammazza, alla romana. Sì, non so perché, è una cosa che poi se ne parla pure spesso, ma anche tra magari altri colleghi, nel senso comunque... Però non hai scelto il genere trap, che è poi il genere che va moltissimo tra i giovani. Sì, diciamo che il fatto di essere classe 91 mi ha un po', non lo so, poi ci sono anche i trapper, però non lo so, quella... a me piace molto quella, più il rap, diciamo, qualcosa anche di trap, però la chitarra, cioè, ci sono abbastanza nato, sono come nato un po' così, Real quindi... Pop? Beh sì, a me piace un po' definire, io faccio pop, cioè a me piace molto dire che faccio musica pop perché è bello, la musica per, se mi chiamo come te, come te, ovviamente questa musica, queste canzoni sono per il popolo, quindi pop, popolare, e spero che sia sempre più popolare, però real pop perché aggiungo un po' al pop una definizione, ecco, di reale, quindi, cioè, cerco di scrivere cose vere, cose come dicevamo prima, cioè la gente ci si deve rivedere in quello che... in quello che dico, ma se no neanche ci credo io, non... Vabbè, ci credo. Certo. Nella canzone d'apertura questo è, no? Non assolutamente è così. Sì. Beh, Sanremo arriverà? Sanremo speriamo che quest'anno arriverà. Non ti abbiamo visto, il prossimo sì. Il prossimo anno sì, cioè nel senso sì, se mi... sì, spero se veramente scelgono, di sì. Se, possiamo, cioè, lanciare l'appello. Se devo deciderlo adesso sì, cioè, diciamo sì. Facciamo un appello. Vabbè, diciamo che ci speri, ecco. Beh, è un palco meraviglioso. Sì. Non si può non passare da lì. Ci abbiamo tempo ancora per un brano. Un brano che lancia Comete al grande pubblico, correggimi se sbaglio. Beh, sì. Perché sì. È la cover di uno straordinario pezzo di Samuele Bersani. Sì, meraviglioso pezzo di Samuele Bersani, ho provato a rifarlo e lo rifaccio anche adesso, allora. Va bene. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. Si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. E tu hai l'anima che io vorrei avere. E tu hai l'anima che io vorrei avere. Grazie Eugenio, grazie a voi. Questa era Enexanax naturalmente di Samuele Bersani. Vi ricordo il caffè di Rai 1 domani, Marco, alle ore 6 del mattino, giusto? Grazie Francesco per avercelo ricordato, Pino Strabioli e Roberta Mendola naturalmente con i loro ospiti, e noi invece ci fermiamo. Grazie Eugenio, davvero, grazie mille per questi 8 minuti di musica di grazie cui comete. Abbiamo grazie sempre a voi. Bisogno.